Cari quadisti, eccoci, gara 2 MX QX1 450, gara 2 partiti, e sempre no shot Nicola Montaldini, ma un concorrente è Andrea Cesari, e c'è per primo, grosso coinvolgimento, Ventura, si è incastrata la moto di Amerigo Ventura, ormai gara andata per Amerigo Ventura. Comunque vediamo, Andrea Cesari non ha fatto la all shot, l'ha fatta Nicola Montaldini, ma alla seconda curva Andrea Cesari ha saputo imporsi come traiettoria ed uscire per prima davanti a Nicola Montaldini. E il nostro Andrea Cesari è così in prima posizione, primo giro, gara 2 campionato europeo. Vediamo Amerigo Ventura che riparte, e l'altro concorrente, il numero 92, che dovrebbe essere Van Griesen, su un prototipo, non me la ricordo più il nome quel prototipo, comunque ha difficoltà a ripartire, quindi avviene il ritiro. Vediamo Andrea Cesari che difende la sua prima posizione da Nicola Montaldini. Il sole non c'è, non ci sta aiutando, e purtroppo vedete poco, ma spero vi possiate accontentare del mio contatto, del mio commento audio. Vediamo Andrea Cesari in prima posizione, difende egregiamente, esce aggressivo, ma non è Nicola Montaldini in seconda posizione, ma è direttamente Jeremy Varnier, e Nicola Montaldini in terza posizione. Andrea Cesari sta difendendo i colori dell'Italia, vediamo sfilare tutti quanti gli altri piloti, un fortissimo vento. E vediamo, dovrebbero apparire adesso la bandiera rossa. Come una bandiera rossa? Bandiera rossa? E quella non è una bandiera gialla. C'è, sembra, no ma la gara è ferma, è sicuramente ferma la gara, è successo qualcosa, signori, a tra poco per una sintesi di ciò che possa essere successo.